tendenzialmente parlando, tendo ad apprezzare molto i film che non sono indulgenti con i loro protagonisti, soprattutto quando hanno dei protagonisti che, come si suol dire, non sono particolarmente amabili, sono protagonisti controversi, complessi e apertamente antipatici, un po' stronzi. Questa volta, però, secondo me, questo approccio finisce per fare un pessimo servizio al risultato finale del film. Stiamo parlando in questo caso di Mal di Pietre, un film super drammatico e l'ennesima uscita con Marion Cotillard protagonista, adesso che lavora sia a Hollywood sia è un'attrice di punta di riferimento del cinema francofono, insomma, la vediamo ovunque. In questo caso, come direbbero i giornalisti italiani, c'è anche un po' d'Italia, perché la Chiara Baglioni interpreta la protagonista di un adattamento cinematografico tratto da un romanzo italiano. La Francia, però, in questo film che è prodotto con la collaborazione di Francia, Belgio e Canada, c'entra parecchio perché quando pubblicarono questo romanzo di Milena Agus in Italia, non se lo filò nessuno. Era il suo secondo romanzo. Poi, a un certo punto, qualcuno dalla stampa, il quotidiano, si accorse che stava avendo un enorme successo in Francia, lo scrisse e per curiosità, per vediamo cosa stanno combinando i francesi, ebbe un enorme successo anche in Italia, dove finì per vendere 150.000 copie e poi è stato tradotto in 18 paesi. Il punto però è che siccome, almeno nel film, perché io il libro non l'ho letto, le vicende sono ambientate in Francia e c'è questa allure francese della storia, insomma, il film hanno deciso di farlo in francesi e ovviamente ci hanno messo protagonista anche Marion Cotillard, che secondo me, potrei sbagliarmi, ma da come percepisco la storia, all'inizio viene presentata un po' come una giovane ragazza, una giovanissima, il che per quanto loro tentino di metterla lì fa un po' ridere. Anche perché, tra l'altro, sono un po' sfortunati nel fatto che Marion Cotillard, ha un fisico che suggerisce proprio una sensualità adulta, matura, matura non nel senso di vecchia, nel senso di non adolescenziale. Non è il Dane DeHaan, del caso che ha 30 anni e dimostra 15. Ecco, intendevo dire questo. Marion quindi interpreta Gabrielle, che è questa ragazza figlia di una famiglia possidente della Francia del Sud, cioè della lavanda ovunque. Provenza potrebbe essere. In ogni caso, lei soffre di alcuni disturbi particolari. Innanzitutto, la madre dice che soffre di nervi, ha delle crisi, dei momenti di ira repentini, un modo di agire autodistruttivo e spesso non coerente, estremo nel suo passaggio dall'odio all'amore. E poi spesso ha delle fitte all'addome, possono sembrare psicosomatiche. Insomma, la mamma è un po' disperata perché lei, anche con il suo corpo, ha un rapporto molto burrascoso e sessualmente esplicito e, da grande pragmatica qual è, va a parlare con un contadino che è un esule spagnolo e gli dice: se ti va, ho visto che la guardavi, sposatela, conta che però dovrei prendertene cura per tutta la vita perché lei soffre di nervi, ma non è pazza. E sostanzialmente è quello che succede nel film. La coppia forzata di fatto si trasferisce in una cittadina di mare e Gabrielle tenta di scendere a patti con questa nuova realtà. Inizialmente non vorrebbe avere rapporti con quest'uomo, ma comunque la sua curiosità sessuale a un certo punto la meglio, in maniere tutto sommato particolari. Che a un certo punto arriva questo mal di pietre, cioè il calcolo ai renali, e lei, nel venire ricoverata in una clinica svizzera esclusiva, conosce questo reduce della guerra d'Indocina, che è interpretato dal fascinoso ma un po' invecchiato Louis Garrel. E a quel punto scoppia l'amore, la passione ardente, anche se lui è mezzo morto e quindi la cosa non è proprio semplicissima. Arriva però il punto in cui lei è guarita, deve tornare e quindi deve tornare a fare i conti con la realtà del suo matrimonio. Ora però ha conosciuto il vero amore e la sua vita non sarà più la stessa e da una parte troverà un equilibrio, un'accettazione che prima non aveva, ma appoggiandosi su quest'amore, che però poi si scoprirà non è proprio esattamente come se lo ricordava lei. Il personaggio di Gabrielle è riuscito, Marion Cotillard è brava, però è proprio presentato come lo vivrebbe una persona accanto a lei. Noi siamo come suo marito, ce l'assorbiamo in questi passaggi molto duri, molto pesanti. È un personaggio con cui si fa fatica a empatizzare perché c'ha veramente delle scelte indifendibili ed è anche un personaggio apertamente egoista, ma proprio in maniera sgradevole. Un personaggio che se la canta e se la suona, si direbbe, soprattutto alla luce del finale. Il film è diretto molto bene, ha una regia molto elegante, talvolta persino leziosa in questi splendidi paesaggi francesi, e gli attori ci mettono del loro. Il problema è proprio che, arrivati alla fine, si trova un motivo per cui dire: ok, aveva della qualità,
È stato bello vederlo, anche se non eccezionale. Il problema è che arrivare alla fine è proprio un passaggio pesante. E noi, come quel povero Cristo del marito, soffriamo tanto per arrivarci. E questo è quanto avevo da dirvi sul film super drammatico e sentimentale di questa settimana, ovvero Mal di pietre. Questa volta, posto che rinnovarvi l'invito a iscrivervi e a lasciare mi piace al video se vi è piaciuto, un'anticipazione. Ho già caricato, quindi è sicuro come l'ho pianificato e programmato, un video riguardante le letture, molto cospicuo, che arriverà per intrattenervi a Pasqua o Pasquetta, intanto che farete finta di ascoltare i parenti, se non ne potrete più o la digestione sarà difficoltosa, parleremo di libri. Se avete voglia, io sarò qui. A presto!